Amici di Anto, buongiorno, e buongiorno agli amici di Acquaviva Picena, nella particolare specie l'ex sindaco Filippo Gaetani insieme all'ex assessore Fabrizio Iannone, che attualmente rappresentano il laboratorio Terra Viva di Acquaviva. Siamo stati già lo scorso anno nella loro sede a presentare gli eventi, e siccome giustamente Acquaviva non si fa dire di sé, farà un'estate, specialmente il mercoledì, che è qualcosa di particolare, però è meglio che ce lo dicono loro. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Nonostante la pensione, ma sei sempre indaffarato. Beh, forse per tenersi un po'... Bravo. Non dico giovane, almeno mantenersi un po' anziano. Ecco, intanto prego, parla pure. Dunque, laboratorio Terra Viva per il secondo anno consecutivo ha ricevuto l'incarico da parte dell'amministrazione comunale di organizzare quello che una volta era il mercatino di Acquaviva, che da anno scorso ha preso il nome di Acquaviva di Mercoledì. Era una proposta che la nostra associazione aveva proposto prima delle elezioni, cioè quello di far rivitalizzare una manifestazione che nel passato è stato forse il traino principale per far conoscere Acquaviva e il suo centro storico. Poi nel corso degli anni, forse per le decadenze degli stessi mercatini che si svolgevano dappertutto, l'anno scorso, con questa nuova idea nostra di voler fare del mercoledì una specie di insieme di iniziative e un coinvolgimento di tutte le associazioni e le realtà socio-economiche, certo, di Acquaviva. Certo. In questo modo è nata Acquaviva di Mercoledì, che si articola in diverse tappe nello stesso mercoledì. Quindi sono quattro praticamente i punti nevralgici di tutta la manifestazione: Piazza San Nicolò, Via Marziale, con lo spazio che la Banca del Piceno ci ha concesso in uso, la Piazza del Forte, i Giardini e il Trabucco. Quindi diciamo quattro zone abbastanza importanti di Acquaviva. Ognuno di queste zone ha una tematica particolare, a partire da Piazza del... Certo. E quindi si troverà il turista che viene mercoledì sera, cioè domani sera, quindi l'invito già lo rivolgo da questo e ti ringrazio per avermi ospitato. Si troverà quasi immerso in un centro storico quasi fantastico. Passerà dalla piazza, ci saranno tutti i dolci di Acquaviva, ci saranno le cantine, ci saranno gli espositori che quest'anno abbiamo voluto quasi con certosina ricerca di trovare tutti quegli espositori che abbiano già di per se stessi, loro stessi, un richiamo oltre al nostro centro storico. Volevo sentire anche Fabrizio, che oltre a essere vicepresidente è stato il fido scudiero quando era Filippo sindaco, ce lo ricordiamo con i diversi emittenti in cui abbiamo girato le Marche. Allora, Acquaviva è un posto, diciamo, non voglio fare dei paragoni perché tutti i piccoli centri cercano di mettersi in luce specialmente d'estate, però ho visto anche ad Uffita che ha prestato un calendario estivo che veramente non è il top di più. Quindi voi Acquaviva state sulla stessa lunghezza d'onda, perché qui già Filippo non è solo il mercoledì, bensì una serie di giorni dedicati a tante varietà che giustamente il residente lo sa, però è il turista che voi dovete cercare di accattivare per fare il passaparola. Sì, grazie innanzitutto per l'invito. Come diceva bene Filippo, Acquaviva quest'anno si caratterizza per queste quattro zone che io vorrei rappresentare come se fossero legate da quel filo di paglia che ci unisce, certo, quando parliamo di associazione di Terra Viva, certo, e della tradizione legata un pochettino alla paglia e alla riscoperta e salvaguardia di questo patrimonio che Acquaviva, che è legato un pochettino al mondo delle pagliarole. Ecco, tra l'altro a margine, ma non solo, saremo presenti durante tutti i mercoledì con uno stand apposito che parla di paglia, parla dei prodotti che queste stupende artigiane riescono tuttora a realizzare. E per il turista che viene da Acquaviva, se è interessato a questa nicchia, diciamo, ma molto particolare di artigianato, il laboratorio sarà aperto con il suo museo dedicato alla paglia e al mondo che l'ha caratterizzato. Tanto per riassaporare le vecchie tradizioni. Certo, questo è proprio un legame che parla proprio da un'epoca che fu e che noi cerchiamo cocciutamente di non far morire. Ecco, diciamo che la Terra Viva da sempre si caratterizza come, in un certo senso, non voglio dire un alter ego di quello che è l'amministrazione comunale, però è sicuramente il filo portante che caratterizza tutta l'estate acquavivana.
Filippo, per chiudere con te, giustamente un'estate importantissima che va ad iniziare domani 4 luglio per tutto il mese, e sicuramente se lo scorso anno avete fatto benissimo, cercherete almeno di ripetere se non aumentare. Infatti lo sforzo che abbiamo fatto e che continuiamo a fare è proprio questo, di aver fatto già una ricerca a monte nel qualificare le manifestazioni che verranno fatte, a cominciare per esempio già domani sera, è un voler mettere un po' in risalto quello che è la storia di Acquaviva, riassumando un po' quello che è il nostro cittadino storico per eccellenza, che è Amedeo Crivellucci. Quindi domani sera presso il Belvedere Banca del Piceno alcuni nostri attori riproporranno il nostro Crivellucci sotto una veste, descrivendo ad Acquaviva quella che era e quella che dovrebbe essere attraverso domani, la voce, domani sera. Poi continuerà il prossimo mercoledì 11 con la presentazione di un romanzo di Eliana N, che è una concittadina sanbenedettese, che è l'omonimo di Eliana Narcisi, che presenterà il suo ultimo romanzo. Poi ci sarà un'esibizione di gruppi folcloristici come Corremeo, quindi un alternarsi fino, e questa è una manifestazione, due manifestazioni, permettimi Carlo di voler in qualche modo mettere in evidenza, quella del 25 di luglio, che è la prima sfilata di filet di abiti da sposa degli anni 50, 60 e 70. Quindi sarà da non perdere sicuramente. Da non perdere, perché sono state due signore, due ragazze di Acquaviva che hanno avuto questa passione e hanno condotto una ricerca certosina. Gli abiti sono tutti strettamente di sarti acquavivani. Quindi Acquaviva laboratorio piceno, esatto, proprio di Acquaviva. Quindi sfileranno questi abiti da sposa indossati dai nipoti o dalle figlie di queste signore, è stato scoperto un mondo nuovo, che è quello di Acquaviva, dove quasi in ogni casa c'era un sarto, e qui abbiamo scoperto l'artigianato locale, fra l'altro queste signore che avevano cucito l'abito della sposa, orgogliosamente farsi una foto davanti insieme alla sposa, e oltre a questo quindi verrà proiettato le foto storiche di questi matrimoni, facendo vedere anche il casato, da dove è uscito e nel casato in cui andava. Quindi un po' una storia. Un passaggio. Un passaggio tra della sposa stessa, ma un passaggio anche della vita di Acquaviva attraverso questi abiti. Poi su questo ci si vorrebbe lavorare anche in seguito per far diventare anche questo un museo, una mostra itinerante di questi abiti. Anche perché ne parlasti già lo scorso, esatto, anno, di questo sogno nel cassetto. Esatto. Poi c'è questo gruppo dei giovani, il gruppo dei giovani di Terraviva, che si sono inventato un'iniziativa che va sotto il nome Strabucchiamoci, forse tu lo conosci, un vostro simbolo di Acquaviva, il trabucco, dove loro invitano tutti i loro coetanei a passare una serata insieme, con bevere moderatamente un po' di birra e gustare un po' di pesce, che in questo caso viene servito dalla locanda del Conte, il ristorante che è lì vicino. Quindi è un po' anche questo, e poi ci sono altre manifestazioni che, diciamo, un'estate da non perdere, dai. Acquaviva porterà ancora avanti quella della manifestazione della Zicagna, che andrà il 28 di luglio, teatro con Tena, e poi la manifestazione di Secondi a Nessuno, che dovrebbe chiudere col 18 di agosto, la manifestazione Secondi a Nessuno attraverso la consegna della Crolla d'Oro, purtroppo per la persona a cui verrà data quest'anno questo premio ha delle date in quel periodo, è impegnato in altre cose, certo. Quindi la manifestazione verrà rinviata alla prima i primi 10 giorni di settembre. Filippo, io sicuramente, se vuoi, ti riavrò fine luglio, intanto facciamo una panoramica di questo mese e poi eventualmente andremo a presentare agosto, perché sono convinto che anche agosto, sì, ecco, non è che starete lì a aspettare che vengano le persone. Comunque ne approfitto per farti una passeggiata, essere ospite del nostro, fargli una ripresa. Speriamo di stare con meno problemi familiari. Perché Acquaviva forse di giorno non è tanto bella, ma di notte è un incantesimo particolare, con la sua fortezza. Grazie Filippo, grazie Fabrizio della visita, in bocca al lupo per gli eventi, sicuramente ci ritroveremo. Ok, grazie. Grazie a te.